Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video unboxing. Aspettavo questo pacchetto, l'avevo detto già l'altro giorno, oggi nella live che ho fatto si è visto il corriere che me l'ha portato e dovrebbe esserci l'orologio Invicta. È un orologio che poi successivamente, dopo questo unboxing, vorrò fare una video recensione descrittiva bella con l'orologio controllato nei minimi dettagli. E allora giriamo la telecamera, facciamo questo veloce unboxing e poi, ripeto, ci rivedremo per la recensione. Ok, il pacchetto, coltellino, l'apricasse e vediamo se c'è l'orologio Invicta. Ho fatto diversi acquisti in questi giorni, comunque dovrebbe essere l'Invicta perché anche l'email da parte di Amazon mi ha confermato che il pacchetto era arrivato, quindi l'orologio era arrivato. Vediamo se riusciamo a non fare troppi danni. Ok, 1, 2. Ripeto, poi successivamente faremo la recensione dettagliata dell'orologio. Questo qua è soltanto per vedere un attimino. Ecco qua il pacchettino, questo lo mettiamo da parte. Opa. Pacchettino marcato giallo, pellicolato, quindi bello, arriva già direttamente, sicuramente pellicolato dalla fabbrica. Vediamo di non voglio rovinare la spuccia, vediamo se riusciamo piano piano. Togliamo questa pellicola, lo struccio è similpelle, giallo, vabbè, di sopra chiaramente con tutto che è sigillato il giallo si sporca facilmente. Apriamo questo pacchetto e vediamo se... Ok, perfetto, l'orologio c'è e già questa è cosa buona. Una prima impressione veloce. Immaginavo, non è proporzionato come orologio, non è tanto grande. Tutto sommato una buona impressione per iniziare. Svitiamo la corona. Ottima la corona carica, anche perché appunto l'NH35 ha questa particolarità. Vediamo se c'è fermo movimento pure. Comunque ragazzi, per come dicevo nella live, credo che sia stato veramente un affare questo orologio. Le maglie sembrano piene, la ghiera è abbastanza selettiva, ma c'è anche l'incisione laterale con la scritta Invicta. Vediamo se una bella ghiera, comunque abbastanza selettiva, vediamo se è precisa. Sì, la ghiera è anche abbastanza precisa. Logo nella corona. Vabbè, comunque questi qua sono poi tutti i dettagli che vedremo in una recensione completa. Per adesso ho fatto questo unboxing veloce e poi rivedremo il tutto in una prossima recensione. Ci sono anche qua libretto, certificato di garanzia, libretti di istruzioni, garanzie varie. Perfetto, dai, tutto sommato c'è tutto e ripeto, come primo impatto l'orologio mi sta piacendo. Ok, quindi video unboxing finito, l'orologio è qua, pronto per una recensione più completa. Le recensioni che faccio io sapete come sono. In questo caso, per questo orologio, visto che è un orologio che ho comprato io ed è mio, come altro anche il Vagheri, mi sa che lo smonterò tutto quanto, anche il movimento, e poi controlleremo il tutto. Non so se riuscirò a fare anche la prova per quanto riguarda, ma credo di sì, dai, tutto sommato, la prova per quanto riguarda l'impermeabilità con immersione nell'acqua. Primo impatto sicuramente positivo. Mi raccomando, solito like se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto questo unboxing veloce, e alla prossima recensione. Ciao a tutti da Alessandro Vestino.